Dobbiamo purtroppo ancora una volta rilevare che fatti gravissimi che hanno provocato danni immensi a imprese e risparmiatori rimangano senza colpevoli. Disastri economici e finanziari che hanno spazzato via i risparmi di centinaia di migliaia di risparmiatori vengano trattati come se fossero delle calamità naturali, come se tutti questi risparmi fossero stati spazzati via casualmente da una grandinata. A questo punto pertanto non rimane che una riflessione: o sono inadeguate le persone che debbano applicare queste norme a tutela dei risparmiatori, o sono inadeguate le norme stesse.